in queste settimane lentamente, grazie all'iniziativa politica che è stata presa dal PD, dal Presidente del Consiglio, grazie anche alla correzione di alcuni errori, abbiamo chiarito alcune cose. Primo, che non si vota per il governo, non è un sì o un no al governo. Il Presidente del Consiglio è stato chiaro, ha detto che non, il governo finirà nel 2018 e il referendum non comporterà il governo, quindi non si vota sul governo, non si vota sulla legge elettorale. Questo era noto già prima, che non si sarebbe votato sulla legge elettorale, ma ora con la mozione che è stata votata l'altro ieri alla Camera di maggioranza, che in sostanza riavvia in Parlamento la discussione sulle modifiche alla legge elettorale, è chiaro che stiamo discutendo di due tavoli diversi, e credo che sempre di più si debba chiarire, questo è ancora poco chiaro, che il quesito non è o questa riforma o un'altra, il quesito è o sì alla riduzione dei parlamentari, al superamento del bicameralismo perfetto, al superamento delle materie concorrenti, al tetto per gli stipendi per i consiglieri regionali e una serie di altre cose. Dire no vuol dire no a tutto questo e resta tutto com'è.